Buongiorno e bentrovati nuovamente con Santi per vocazione, storia di vita e di santità. E anche quest'oggi, in questa nuova puntata, vogliamo presentarvi una bella storia di vita. Parliamo di Maria Tartaglino e vogliamo farlo con Paolo Risso, che ritroviamo nuovamente ospite telefonico nei nostri studi, autore del libro Maria Tartaglino, Ostia con Gesù Crocifisso. Buongiorno Paolo, bentrovato. Buongiorno, buongiorno Simona. Grazie Grazie per questa sua disponibilità. a lei che fa posto a Maria Tartaglino, che è una figura bellissima, affatto nota, tutt'altro che nota e che merita far conoscere. Ecco Paolo, parliamo appunto di Maria. Raccontiamo un po' della sua vita. Chi era Maria? Maria è una ragazza, una giovane donna vissuta sempre nascosta presso l'Istituto dei Padri Giuseppini di Asti. Sì. Era nata ad Asti il 17 settembre 1887 da umilissima, poverissima famiglia. A 22 mesi Maria Giuseppina, ma sarà chiamata Maria Giuseppina rimane orfana di mamma. Una vicina di casa si prende cura di lei perché diversamente sarebbe sola, pressoché abbandonata a se stessa. Questa vicina di casa, lei la chiama mamma Teresa, la chiamerà mamma per tutta la vita e le dà un'educazione cristiana, però si accorge subito che questa bambina ha dei doni singolari. Ecco perché, Racconta come fa ad cose, accorgersi che si questa accorge di bimba... doni singolari. Per Sì. esempio, una volta questa bambina è uscita a giocare a pochi passi da casa e si è trovata in pericolo per la sua purezza. E viene raccompagnata a casa da un giovane uomo distinto dall'aspetto bellissimo che la riconsegna alla mamma adottiva. Sì. E quando la mamma adottiva racconta questo episodio, si fa raccontare dalla bambina, ci sono tanti elementi per dire che ha avuto un intervento da parte del Signore. Sì. Salvata miracolosamente da parte di questo giovane apparso improvvisamente e lei per tutta la vita si chiederà: ma è stato San Giuseppe che è venuto incontro a me in quel momento di pericolo? Ecco, infatti lei al battesimo risultava ecco, chiamata Maria Michelina, ma lei ha voluto poi cambiare il nome Michelina con Precisamente, il Giuseppina. nome Michelino non le piacerà affatto e prenderà lei stessa il nome, aggiungerà al nome di Maria quello di Giuseppina per la sua spiccatissima devozione fin da piccola a San Giuseppe. Ecco, mamma Teresa le insegna come avrebbe fatto sua mamma, così le aveva promesso a pregare a Maria, le insegna a pregare guardando il crocifisso di casa e le insegna anche Certo, l'amore per certo. Maria. Certo, mamma Teresa cresce questa bambina proprio nell'amicizia con Gesù, non Sì. in un clima rigido come era alla fine dell'Ottocento, ma in un clima molto aperto, in un clima di amore, di amore esigente, ma in un clima di amore. E poi, per la sua iniziazione cristiana, la affida a un sacerdote di particolare valore, il parroco del Duomo, che è Monsignor Giuseppe Gamba, che in seguito sarà vicario generale della diocesi di Asti e poi vescovo di Biella, poi vescovo di Novara, infine cardinale arcivescovo di Torino. Monsignor Giuseppe Gamba è il primo padre spirituale di Maria e riceve, come tutti i bambini, i sacramenti della confessione, della comunione, della prima comunione, della cresima, sotto la guida di Monsignor Gamba, il suo parroco. Poi, attorno ai 13 anni, mamma Teresa si ammala
E allora pensa, dice, cosa farà questa bambina? Cosa farà questa bambina che si trova di nuovo sola? E la affida a una compagnia religiosa, le figlie di Sant'Anna, fondate da Monsignor Marello presso il suo istituto degli Oblati di San Giuseppe. Non erano delle religiose vere e proprie, erano ragazze che avevano bisogno di aiuto, che avrebbero offerto aiuto agli altri, e vivevano in comunità con una regola comune, ma non era una regola veramente religiosa. Ecco, ma lei pensava, Maria, a questa sistemazione anche... Lei, dunque, quando mamma Teresa gliene parla, accetta molto volentieri, perché conosceva di queste ragazzine che vivevano presso questo istituto. E ma pensa al suo futuro o soltanto come soggiorno, alloggio, ma visto doveva, la situazione? Lei è entrata lì con l'intenzione, con la pace nel cuore di trovare la sua sistemazione per sempre. Certo. Senza pensare ad altri progetti, come altre ragazze che poi crescendo uscivano, si facevano la loro famiglia, si costruivano la loro vita. Lei quando entra, tredicenne, ha già l'idea di restare lì, a servizio della congregazione dei padri Giuseppini, offrendo quello che lei saprà fare. Difatti, ecco, lei al contrario delle altre ragazze pregava sempre, giorno pregava, e notte, pregava, infatti... pregava sovente, pregava con un trasporto particolare, mentre le altre accettavano più o meno di buon animo i momenti di preghiera, e lei cercava di pregare il più possibile. Affascinata sempre dal mistero del crocifisso. Lei nella mente, nel cuore, ha il Signore Gesù in croce, e lo contempla e lo guarda con amore, e capisce che tutta la sua vita non dovrà compiere delle grandi opere, ma dovrà pensare soprattutto ad amarlo. Ecco, è vero che comincia subito a fare delle penitenze per i comincia suoi, così a possiamo fare dire, delle peccati. Penitenze, comincia a fare delle penitenze, e di questo rende consapevole il suo nuovo confessore, che è un santo sacerdote, Don Giovanni Medico, cresciuto proprio direttamente alla scuola del Marello, il quale cerca di moderarla il più possibile, ma ella è come portata spontaneamente, vuole che tutta la sua vita sia un dono, sia un'offerta, sia un sacrificio con il Signore crocifisso, e si apre subito a delle grandi intenzioni. Non ha giornali a disposizione, tantomeno altri mezzi che non c'erano, ascolta le istruzioni delle suore che assistono queste ragazze, ascolta soprattutto le istruzioni del suo confessore, che adesso è Don Giovanni Medico, e il cuore di Maria si apre a tutte le necessità della Chiesa, alle intenzioni del Papa, che è prima Pio X e poi è Benedetto XV, prega per i soldati in guerra durante la Prima Guerra Mondiale, prega per la conversione del mondo a Gesù, e intanto occupa le sue giornate con dei lavori molto semplici. È una brava ricamatrice. È una Lei brava... aveva imparato già da bambina subito a ricamare. Che a questo era già stata avviata quando era molto piccola. Lavora benissimo all'uncinetto, accetta lavori da parte di persone esterne all'istituto, anche per guadagnarsi con molta semplicità la vita, per non essere di peso a nessuno. Accetta di fare la commissioniera per conto delle suore, per conto della comunità. È una giovane donna molto e molto fidata, silenziosa, alla quale si può affidare qualsiasi incarico, anche portare documenti dalla casa religiosa alla curia vescovile, anche tenere contatti con altre case religiose. Ci si può fidare al massimo, Tanto però che lei poi decide comunque di rimanere in istituto, di non andare via come altre. Rimanere in istituto in questo sodalizio che risaliva a Monsignor Marello, che erano chiamate le figlie di Sant'Anna, le
quali, se Monsignor Marello fosse vissuto un po' più a lungo invece di morire a 50 anni, con ogni probabilità sarebbero diventate le oblate giuseppine, le oblate di San Giuseppe di Asti, sarebbero diventate il ramo femminile della congregazione. Invece Monsignor Marello era morto nel 1895, giovane di 50 anni, aveva appena visto fiorire la sua congregazione. Ecco, intanto Paolo, suo papà non era molto d'accordo su questa sua... Il papà era un uomo, non era un uomo cattivo, era un uomo rude, qui ad Asti direbbero un uomo materiale, nel buon dialetto astigiano, un uomo piuttosto rude che... credente a sua maniera, va bene, credo in Dio, ma non nei preti, non nella chiesa. Poi dopo essere rimasto vedovo, pochi mesi dopo si era risposato, erano nati altri figli e non aveva avuto pochissima cura di questa bambina. E se ha potuto sopravvivere, se ha potuto trovare educazione cristiana, lo deve a mamma Teresa. E poi a questo sodalizio delle figlie di Sant'Anna e alle suore che si prendevano cura di loro, ai buoni padri giuseppini che vegliavano su questa pianticella, su questa istituzione che era nata nella loro stessa casa, nella loro stessa casa. E Maria comunque appena ha saputo del suo padre che era grave, comunque ha deciso di andare a trovarlo, e soprattutto lei stessa spererà in una conversione del padre prima Quando seppe, lei non cerco sempre di tenere i contatti col papà, perché sapeva che era un uomo piuttosto lontano da Dio, almeno da quello che si poteva vedere, era che viveva lontano dalla Chiesa, lontano dai sacramenti, e aveva sempre cercato di avere un buon rapporto con lui, non sempre corrisposta però. Quando seppe che il papà era ricoverato in ospedale ad Asti, ella non ebbe pace fino a quando non riuscì a portargli il sacerdote e a invitarlo e a fargli accettare di confessarsi, di ricevere la comunione. E Maria, ancora giovane, attorno ai 30 anni neppure, riesce stando con il suo affetto, con il suo amore, con la sua fede, con la sua preghiera, il suo sacrificio, riesce a portare il papà alla fede e ai sacramenti nell'ultimo tratto della sua vita. Ecco, la vita di Maria, come abbiamo detto, continua nel quotidiano, nel quotidiano di tutti i giorni. E apparentemente non ci sono fatti singolari, ma ella, per invito del suo confessore, prima di Don Medico, poi del confessore che Gesù stesso le indica, Don Medico a un certo punto vede che ha davanti un'anima singolare e nella sua umiltà non si sente di dirigerla e le indica un altro sacerdote, Don Placido Botti, che allora è viceparroco in una parrocchia vicino all'istituto dei padri Giuseppini, e gliela affida, gli chiede di prendersi cura di Maria, e quello sarà il confessore per tutta la sua vita, anche quando Don Placido Botti diventerà vicario foraneo di Rocca d'Arazzo, che è un paese a 10 chilometri di Asti, e quello sarà il confessore per tutta la vita. Don Placido Botti era veramente un uomo di Dio, addentrato nelle storie d'amore, diciamo, io uso questo termine, addentrato nelle storie d'amore tra le anime e Nostro Signore, e Don Placido vede che Gesù parla al cuore di Maria in modo singolare. Si rende conto che Maria è in diretto contatto con il Signore. Poi Maria le confessa che quando esce per le commissioni sovente deve fermarsi e sedersi perché i piedi le fanno terribilmente male. E Don Placido la invita a dirle perché, dice: ma tu cosa pensi figliola di questo male che hai ai piedi, di questo male che mi dici che hai anche alle mani, di questo male che hai al petto? E lei, ed ella a malincuore riconosce
che nel suo corpo Gesù aveva segnato le stigmate invisibili, e lei aveva chiesto al Signore di non permettere mai che questo fosse visibile, che questi doni eccezionali fossero visibili, di permetterle di fare una vita comune, di non attirare mai l'attenzione su di sé. Ecco perché lo ricordiamo, proprio il 31 dicembre del 1925, la notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, avviene proprio questo. Certo, in quella notte Maria riceve le stigmate, ma ella chiede con insistenza al Signore che non siano visibili. Mai visibili. Ecco Paolo, leggevo nel suo libro quando... Mi dia pure del tu, Simona. quanto sia anche importante la data di nascita di Maria. Nata il 17 settembre... Era la festa delle stigmate di San Francesco. Era la festa nel calendario vigente, era la festa delle stigmate di San Francesco, che credo, per quanto ne so io, oggi siano festeggiate solo nell'ordine francescano. Mi certo. pare che il 17 di settembre, certo. nel calendario comune della Chiesa, questa memoria non ci sia, almeno a me non risulta. Però allora era festeggiata in tutta la Chiesa e Maria questo lo sa. E poco prima, il 14 settembre, era ed è tuttora la festa dell'esaltazione della croce. La festa dell'esaltazione della croce. Ecco, una data che poi ha segnato la sua vita anche con il dono delle stimmate, seppur invisibili, di Gesù, come Francesco d'Assisi, come Padre Pio da Pietrelcina, certo, in questi certo. due casi visibili. Ecco, certo. c'è un fatto, un aneddoto che riguarda proprio Maria con Padre Pio da Pietrelcina, se non mi ecco, sbaglio. Maria in quest'epoca degli anni 20, per invito del suo confessore, comincia a scrivere quello che Gesù le ispira. Ci sono, oggi abbiamo decine e decine di quaderni che sono un'opera splendida, scritta currenti calamo, scritta proprio di getto, no? Sì. Da una giovane donna che aveva frequentato la seconda elementare. Ecco perché. Che aveva frequentato la seconda elementare. E in queste pagine c'è alta teologia e c'è alta mistica. È scritta in un modo da farsi capire da tutti, da farsi capire da tutti. Io ho provato, non mi vergogno a dirlo, ho provato diverse volte a leggere le opere di San Giovanni della Croce, ma mi sono fermato dopo poche pagine. I testi di Maria Tertaglino, che purtroppo in gran parte sono ancora inediti, i testi di Maria Tertaglino sono di una semplicità e di una ricchezza spirituale, di una dottrina splendida e facile da afferrare a qualsiasi persona, anche alle persone più semplici. Tutte queste pagine che lei scrive, io la chiamo la sua storia d'anima, è un termine che mi piace molto, tutto quanto lei scrive è qualcosa di stupendamente, è qualcosa di stupendo, è qualcosa di affascinante, che fa vedere tutta la bellezza del Signore Gesù e tutto il dono che il Signore Gesù fa a questa creatura, che la tratta come sua sposa nel modo più alto, nel modo più bello. C'è una storia d'anima simile sì. a quella a quelle di Santa Margherita Maria la Cocca, a quelle di Santa Teresa d'Avila, Davila, o sì, per sì. fare un esempio contemporaneo a Maria Tertaglino di Alessandrina da Costa. Maria Tertaglino sembra la sorella spirituale della beata Alessandrina da Costa, vissuta all'incirca negli stessi anni in Portogallo e guidata da santi sacerdoti, tra cui c'è un salesiano di Torino, Don Umberto Pasquale. A questo punto, quando ci sono questi doni mistici, noi non sappiamo proprio la data esatta. Precisa. Sta di fatto che Maria entra a contatto con Padre Pio da Pietralcina. Sì. Entra a contatto con Padre Pio da Pietrelcina, il quale la ritiene sua figlia spirituale. Sì. E nei momenti più difficili per Maria, quelli che sarebbero venuti dopo,
e sì. Poi le dirò meglio se potrò dirlo. Padre Pio da Pietrelicina si presenta a lei in bilocazione e la consola. Sì. E le dice: Maria, non temere quello che ti è capitato, non temere quello che devi soffrire, perché tu sei sulla strada della croce, come sono io sulla strada della croce. E sulla strada della croce, sulla strada del crocifisso, non ci può essere inganno. Tu cammina, continua a vivere quello che Gesù ti ispira. E Padre Pio le viene incontro diverse volte, soprattutto dopo l'episodio grandioso che la rende nota per qualche tempo anche molto lontano da Asti. Sì. Ecco, se permette. Sì, sì, prego, prego, prego. Se permette, Simona, certo. Accenno a questo fatto. Certo. No? Quale fino, fatto? Fino al 1932-33 Maria Tartaglino non è conosciuta. Maria Tartaglino è conosciuta nell'ambito della famiglia degli Oblati di San Giuseppe, ancora di più nell'ambito delle suore che accudiscono. Comunque nell'ambito locale. In ambito locale ci sono delle famiglie che hanno avuto modo di conoscerla e di ospitarla d'estate per un mese di così per cambiare aria, come certo. Si dice qui da noi. E c'è anche una famiglia di Costigliole del mio paese che d'estate la ospita. Io ho incontrato, quando ero ragazzo, un sacerdote qui di Costigliole che l'aveva avvicinata. E questo sacerdote, ricordo che diceva con me, io non entro nelle sue rivelazioni private, non entro in questi suoi doni mistici straordinari, però io posso dire che era una santa creatura. Ecco, una bella testimonianza. Posso dire che era una santa creatura. E questo sacerdote che diceva queste cose con me era un uomo molto concreto, era un buon sacerdote di campagna, un buon sacerdote di campagna, non incline affatto al misticismo, molto concreto, che tutti i giorni doveva provvedere anche a se stesso, alle necessità quotidiane, che aveva il buono studio fatto in seminario, la teologia. Semplice e concreta del prete antico, no? Va bene. E ricordo che con me e con altre persone diceva: non sono in grado di giudicare i suoi doni mistici, però lei è una santa. Ora, nel 1933 la Chiesa cattolica, la nostra Chiesa cattolica, vive un anno speciale. Papa Pio XI ha voluto l'anno santo, il giubileo della Redenzione. Sì. A 1900 anni dalla redenzione operata da Gesù sulla croce, che si calcola attorno al 30-33 d.C., no? Sì. E allora nel 1933-34 Papa Rappi Pio X vuole che si celebri il giubileo della redenzione. Sì. Durante questo anno Maria Tartaglino, che segue i fatti della Chiesa, segue i grandi fatti, i grandi e piccoli fatti della Chiesa universale, Maria Tartaglino si impegna a unirsi a Gesù crocifisso ancora di più, a partecipare più intensamente alla Santa Messa, a unire le sue penitenze, quelle straordinarie che lei faceva, già portava il cilicio, faceva penitenze che non sono consentite a tutti, certo. Non sono consentite a tutti. Chiede al Signore di farla crescere nell'amore e di poter riparare i peccati di cui lei sa attorno sì. a sé. Ecco, che cosa accade? Accade questo fatto. Sì. Lei ha in camera un crocifisso sui 50, alto 50 centimetri, un crocifisso di piccole e medie dimensioni, sì. che è il suo crocifisso personale. Sì. L'11 agosto del 1933, dopo all'inizio del pomeriggio, questo crocifisso sanguina. Sì. Questo crocifisso sanguina e sanguina tutto il pomeriggio. Maria Tartaglino è terrorizzata, chiama altre ospiti, chiama le suore e devono constatare che il fatto è vero. È vero. Il fatto è vero. C'è un rettor maggiore dei Giuseppini in quell'epoca che è un uomo di Dio, padre sì. Mario Martino, il quale viene subito interpellato e ordina di tacere, ordina a tutti di tacere,
perché la cosa è troppo seria, è troppo, troppo grave grande. E bisogna, per parlare bisogna essere sicurissimi. Certo. Ordina a tutti sotto, con la massima severità di tacere. Non dir nulla. Di non dir nulla con nessuno. Però chiede a Maria di continuare nella sua offerta sempre più generosa col crocifisso. E le dice: figliola, abbia molta cura di questa immagine che lei tiene in camera. Lei ha continuato a tenerlo in camera. Lei ha continuato a tenerlo sì. in camera e a circondarlo di cure, di preghiere giorno e notte. Sì. Il 27 settembre del 1933 sì. il fatto si ripete. Il crocifisso sì. sanguina di nuovo dal costato, alle mani, ai piedi, appare tutto coperto di sangue. Vengono chiamati sacerdoti, canonici della diocesi, persone quadrate, non inclini affatto a riconoscere queste cose. E sì. i canonici che vengono chiamati dallo stesso padre Martino, che è il rettore della comunità, dicono: qui è un trucco, questo è un trucco. Questa è una cosa che non può capitare, questa è una cosa impossibile, e non si arrendono, qui c'è un trucco. A questo punto interviene il vescovo che istituisce il tribunale ecclesiastico certo. diocesano, e c'è un'inchiesta profonditissima. Perciò vengono tutti interrogati sotto vengono giuramento. Vengono interrogati, c'è una ventina di testimoni, tra cui diversi sacerdoti, diverse suore, e il vescovo affida questo crocifisso ai due canonici più austeri, più severi, più diffidenti che c'era in tutta la diocesi. E lo affida anche a tre medici, a tre specialisti di medicina, di radioscopia, di radiografia. Questo crocifisso viene esaminato da tutte le parti e alla fine i due canonici e gli altri sacerdoti, col vescovo, coi medici, coi radiografi, devono riconoscere che il fatto è vero. E il vescovo firma un atto di riconoscimento a livello diocesano, secondo la sua autorità, che il fatto è soprannaturale. E questo crocifisso, nella primavera del 1934, viene intronizzato nel santuario di San Giuseppe. Sono gli ultimi mesi dell'anno santo della Redenzione. Ad Asti capita un fatto che non si è mai visto. Certo. E non si è mai visto. I pellegrini che vanno a Roma per il giubileo dell'anno della Redenzione, sapendo dai giornali di questo crocifisso, di cui parlano tutti i giornali d'Italia e anche giornali fuori d'Italia, passano ad Asti a venerare il crocifisso esposto nel santuario di San Giuseppe. È esposto nel santuario di San Giuseppe. Lo stesso vescovo parla al clero, a tutta la diocesi, chiedendo amore, riparazione, preghiera, impegno di vita cristiana. Si vede ad Asti, nei paesi della diocesi, si vedono i confessionali presi d'assalto, è uno spettacolo mai visto. Il vescovo, che è un uomo che è di origine contadina, e anche lui è originario delle nostre parti, il vescovo Monsignor Rossi viene da Casale e in giovinezza è stato allievo di Don Bosco, e il vescovo lui stesso predica in San Giuseppe e anima tutto questo movimento di fede e di devozione attorno al crocifisso. Ecco, di questo è il fatto che ha permesso la conoscenza di Maria che la rende nota in tutta Italia, anche fuori. Fuori. A questo punto ella chiede ai suoi superiori di poter sparire. Sì. E insiste a lungo di essere portata alla piccola casa della Divina Provvidenza a Torino il Cottolengo, per dirlo in sì. parole semplici, perché lei non vuole avere contatti con nessuno. Con l'esterno. E quello che tutti gli elogi, le lodi che lei riceve, Maria non fa altro che dire: io sono nulla. Tutto quello che voi dite, tutto quello che mi fate sapere deve essere a gloria del Cristo crocifisso. Io non c'entro nulla, io pregate per me perché io mi salvi l'anima, pregate per me perché io risponda al massimo ai doni che il Signore mi ha fatto, ma io desidero sparire. Ecco, e così è stato fino alla... Così è stato, però succede nel mese di maggio interviene Roma. Sì. E Sant'Uffizio avoca a sé il giudizio definitivo sul fatto del crocifisso di Asti.
E a metà maggio del 1934 il crocifisso di Asti viene ritirato e portato a Roma. A Roma. È portato a Roma. A questo punto, c'è chi grida all'inganno. C'è chi grida all'inganno e tutti gli Osanna rivolti a Maria e a quelli che erano stati testimoni, coinvolti nel modo più corretto, più spassionato possibile in questa avventura, in questa meravigliosa avventura, vengono derisi. Trovano molto da soffrire. Maria non si lamenta di nulla, Maria accetta tutto, dice sia fatta la volontà di Dio. Il rettore maggiore dei Giuseppini non si ribella, anche se lui e altri in fondo ci perdono da questo gesto. Quando la Chiesa interviene si obbedisce e si tace. Certo, anche per Maria è una sofferenza atroce che si accumula alle altre sofferenze, sì, alle altre sofferenze fisiche e morali, però Maria accetta, però dice anche a chi la interpella, dice anche il fatto del crocifisso è vero, sì, io obbedisco, tutti noi obbediamo, alla Chiesa. La Chiesa è madre sempre, va bene, la Chiesa è madre sempre, da me, dalle persone che hanno contatto con me non verrà mai il minimo gesto di, non dico di ribellione, ma neanche di critica, di minima critica a quello che è stato fatto. Noi accettiamo, ma nel medesimo certo tempo dobbiamo dire che il fatto è vero. È vero. E santi come, e uomini santi come Padre Pio, come Don Luigi Orione, tutti e due canonizzati, altre persone, vescovi, sacerdoti autorevoli, continuano a credere al crocifisso di Asti. Ecco Paolo, per concludere, un messaggio oggi di Maria, purtroppo non abbiamo tanto tempo. No, il messaggio è questo, sì, dopo che si conclude così la storia del crocifisso, sì, Maria dice il crocifisso tornerà. Ha dei momenti in cui era umano questo sentirlo, ha dei momenti in cui si sente molto sola, sì, si sente molto sola anche perché gli viene tolto momentaneamente il confessore che aveva, no? E lei si trova come abbandonata. A questo punto da San Giovanni Rotondo Padre Pio interviene diverse, sì, volte in bilocazione e le dice: Maria, non temere, non sei illusa, Gesù farà di te grandi cose, verrà la tua ora, non temere, dillo anche al padre, il padre Padre Mario, sì, il padre generale dei padri Giuseppini, dei sacerdoti Giuseppini di Asti, e non temere, continua a vivere la vita che hai vissuto. E gli ultimi anni della sua vita sono ancora più raccolti, ancora più carichi di sofferenza. Maria muore il primo settembre del 44. Questa data per noi astigiani è una data particolare perché il primo settembre è la festa della Madonna Porta Paradisi, che è la patrona della diocesi di Asti. Patrona della diocesi di Asti, il santuario dove lei da bambina e poi sempre, fin quando ha potuto uscire, andava a pregare alla Madonna, a pochi passi dalla comunità dei padri Giuseppini dove lei viveva. No? Sì. Proprio il giorno della festa mariana di Asti, la festa mariana più importante di Asti, Maria torna a Dio. Il suo messaggio io lo dico in due, sì, parole, lo dico in due parole, il suo amore immenso a Gesù crocifisso, sì, la sua riparazione che ha fatto e che chiede di fare, perché Maria era consapevole dei peccati del suo tempo e anche del nostro tempo, era consapevole delle ideologie storte, delle ideologie dell'ateismo, del laicismo, della negazione di Dio, ed era purtroppo anche consapevole di sacerdoti che non vivevano all'altezza della loro missione. E Maria chiede al crocifisso, riguardo a questi sacerdoti che purtroppo stavano tradendo la loro missione, Maria chiede a Gesù: distruggimi, fammi sparire da questo mondo, ma salva loro, che nessuno di loro vada perduto. E Gesù le dice: Maria, il suo crocifisso le fa sentire questa voce, le dice: Maria, in me hai visto rinnovare la mia passione. Tu sarai...
tu sarai, negli anni che verranno, anche dopo la tua morte, sarai l'apostola del crocifisso, sarai l'apostola della mia redenzione, sarai ostia con me crocifisso, sarai ostensorio di me crocifisso, mi farai vedere agli altri. Tra i suoi scritti spirituali, tra i suoi scritti meravigliosi, c'è una pagina molto bella che io ho messo al termine del libro, al termine del mio volumetto, dove Gesù dice il 3 giugno del 1929, Gesù le aveva detto: io sono la figura della sostanza di mio Padre nella mia divinità e tu sarai la figura della mia sostanza nella mia umanità. Maria vive nella sua umanità, nella sua carne, vive tutte le sofferenze del crocifisso. In lei si rinnovavano tutte le sofferenze della passione di Gesù dal giovedì sera fino al venerdì santo. Tutte le pene che Gesù patì sulla croce si rinnovarono in Maria. Ella non ebbe altro desiderio che di essere, che di rivivere, di ripresentare Gesù crocifisso a chi poteva avvicinarsi a lei. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito. Io la ringrazio davvero per questa bella testimonianza di questa giovane donna del XX secolo, che sia davvero una testimonianza di vita per tanti che sono ai nostri ascolti. Grazie Paolo. Io la ringrazio tantissimo perché avete fatto spazio a Maria Tartaglini. Grazie. Che è una delle figure più belle della nostra diocesi e che merita di essere fatta conoscere. Grazie. Grazie Simone e grazie a Monsignor Santucci. A tutti gli amici di Tele Padre Pio. Grazie a lei, infinite Paolo. E buona Pasqua. Salve. Grazie. Ecco, è questa la testimonianza di quest'oggi, davvero, come dicevo, una giovane donna del XX secolo, orfana, povera, umile, ignota al mondo, che vive in una comunità di vergini in spirito, di carità, di obbedienza, di solitudine con il Signore, senza abito religioso né velo a distinguerla dalle altre donne, ma con un velo sul cuore, per sempre, di Gesù solo, arricchita di doni singolari da Lui. Si conclude anche quest'oggi la puntata di Santi per Vocazione, l'appuntamento alla prossima settimana.